Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel tutorial di oggi vediamo insieme come realizzare questo facilissimo pulcino. Si tratta di un progetto dedicato alla Pasqua, è un progetto molto molto semplice e veloce e io spero che vi piaccia. Per questo progetto ci servirà del filato di colore bianco e giallo e io lavorerò con un uncinetto numero 3,5. Iniziamo! Per fare l'uovo avviamo un anello magico, all'interno lavoriamo 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stringiamo l'anello e chiudiamo con un punto bassissimo, mettiamo un segno. E nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nel terzo giro lavoriamo un punto basso e nel successivo un aumento, un punto basso e un aumento. Avremo un totale di 18 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e un aumento. Ripetiamo 2 punti bassi, 1, 2 e un aumento. Avremo un totale di 24 punti bassi. Nel prossimo giro 3 punti bassi, 1, 2, 3 e nel prossimo un aumento. Ripetiamo 3 punti bassi e un aumento, avremo un totale di 30 punti bassi. Adesso lavoriamo 3 giri di punti bassi così come si presentano. Terminiamo con un punto bassissimo. Adesso lavoriamo una diminuzione di 3 punti. Prendiamo il primo punto. Prendiamo il secondo, prendiamo il terzo e chiudiamo. 3 catenelle, 1, 2, 3 e in questo punto lavoriamo un punto bassissimo. Ancora una diminuzione di 3 punti, 1, 2, 3 e chiudiamo. 3 catenelle e un punto bassissimo in questo nodino, una diminuzione di 3 punti, 1, 2, 3, 3 catenelle, un punto bassissimo. Proseguiamo fino alla fine, 1, 2, 3, chiudiamo. 3 catenelle, un punto bassissimo, una diminuzione, 1, 2, 3, 3 catenelle, un punto bassissimo, una diminuzione, 1, 2, 3, chiudiamo, 3 catenelle, un punto bassissimo, 1, 2, 3, 3 catenelle, un punto bassissimo, una diminuzione, 3 catenelle,
punto bassissimo, una diminuzione, tre catenelle, un punto bassissimo, ultima diminuzione, tre catenelle, un punto bassissimo e chiudiamo con un punto bassissimo in questo punto. E tagliamo il filo. Seguendo lo schema che vi lascio scritto, lavoriamo la parte superiore del guscio dell'uovo. Allora lavoriamo un anello magico di 6 punti bassi. Poi nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. Nel terzo giro lavoriamo un punto basso e un aumento per un totale di 18. Nel quarto giro lavoriamo 2 punti bassi e un aumento per un totale di 24. Adesso lavoriamo un giro di punti bassi così come si presenta. Chiudiamo con un punto bassissimo. Adesso lavoriamo una diminuzione di 2 punti, chiudiamo 3 catenelle, un punto bassissimo sempre in questo nodino. Adesso lavoriamo una diminuzione di 3 punti, 1, 2, 3, chiudiamo 3 catenelle, un punto bassissimo. Una diminuzione di 2 punti, 1, 2, chiudiamo, 3 catenelle, un punto bassissimo. Una diminuzione di 3 punti, 1, 2, 3, chiudiamo, 3 catenelle, un punto bassissimo. Una diminuzione di 2 punti, 3 catenelle, un punto bassissimo. Una diminuzione di 3 punti, 1, 2, 3, 3 catenelle, un punto bassissimo, una diminuzione di 2 punti, 3 catenelle, un punto bassissimo, una diminuzione di 2 punti, 3 catenelle, un punto bassissimo, una diminuzione di 3 punti, 3 catenelle, un punto bassissimo, una diminuzione di 2 punti, 1, 2, chiudiamo, 3 catenelle, un punto bassissimo e terminiamo con un punto bassissimo. E tagliamo il filo. Per realizzare il pulcino avviamo un anello magico di 6 punti bassi, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Stringiamo e chiudiamo con un punto bassissimo. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nel terzo giro un punto basso e un aumento. Un punto basso e un aumento. Ripetiamo per un totale di 18 punti bassi. Adesso lavoriamo due giri di punti bassi così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e un aumento. Ripetiamo 2 punti bassi e un aumento per un totale di 24 punti bassi. Adesso lavoriamo 4 giri di punti bassi così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e una diminuzione. Ripetiamo 2 punti bassi, 1, 2 e una diminuzione. Avremo un totale di 18 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo un punto basso e una diminuzione. Un punto basso e una diminuzione fino alla fine avremo un totale di 12 punti bassi. Nel prossimo e ultimo giro lavoriamo tutte diminuzioni per un totale di 6 punti bassi.
ed ecco pronto il nostro simpaticissimo pulcino. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia utile per i vostri lavoretti per Pasqua. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial. Ciao!